Bentrovati e benvenuti a tutti. Oggi, come avevo anticipato, facciamo una lezione con l'aiuto e con la resistenza dell'elastico, ma non vi preoccupate se l'elastico ancora non lo avete procurato. L'elastico a volte serve come aiuto, a volte invece lo andiamo a sentire un pochino di più sulla tonificazione. Ma nel caso in cui non avete l'elastico, la routine si può fare tranquillamente utilizzando il corpo libero. Quindi non vi preoccupate, magari lo acquisterete nel tempo. E oggi inizieremo dai piedi, faremo un lavoro soprattutto per le braccia, le spalle e i piedi, per poi proseguire sempre un po' in total body tutto il corpo. Ok? Quindi siamo pronti e iniziamo. Allora, eccoci qui, prendiamo il nostro elastico, iniziamo qui con lo riscaldamento proprio per le spalle, le scapole. Quindi prenderemo l'elastico doppio, non vi preoccupate anche se il vostro elastico magari può essere più resistente. Allora, andiamo a portare le braccia verso il basso, aperte quanto le spalle. Andiamo sempre a sentire la nostra respirazione toracica, quindi cercheremo di aprire bene il petto e le spalle. Prendendo aria, portiamo le braccia verso l'alto e fuori aria verso il basso. Senti sempre i tuoi glutei attivi e fuori aria. Risucchio bene l'ombelico quando porto verso l'alto e fuori aria in basso. Quando le braccia vanno verso l'alto, prova a sentire il peso delle braccia che vanno lateralmente, quasi non senti il peso delle tue braccia. A fuori aria, ritorni. Quindi vai un po' a sentire questa sensazione delle braccia che pesano e tendono a tirare leggermente l'elastico solo attraverso il loro peso e torno verso il basso. Ancora due. Inspiro e espiro. Prendo aria su. Fuori aria, scendo. Ora proviamo a portare le braccia leggermente più indietro, quindi scavalcare il corpo con l'elastico, con le braccia, mantenendole sempre tese. Vai a sentire che mobilità c'è sulle scapole. E proviamo a capire se le braccia possono andare completamente indietro. A differenza della bacchetta, l'elastico, appunto, essendo elastico, puoi aggiustare un pochino la larghezza e sappiamo che se l'elastico lo andiamo ad aprire tantissimo, sarà più facile fare questo passaggio. Quindi ti consiglio di tirare un pochino di più l'elastico per sentire questo passaggio. Mi raccomando, quando le braccia vanno avanti e indietro, non sporgere il capo in avanti e poi farlo ritornare. Il contrario, mantenendo sempre il movimento retratto e la lunga che spinge indietro. Ancora due. E ci fermiamo. Ora proviamo a girare intorno al corpo con l'elastico. Sempre lo stesso giro, quindi un braccio si piega e poi l'altro. Uno va indietro e uno avanti. Anche in questo caso prova a mantenere fermo il tuo capo, il tuo busto, vai a muovere solamente le scapole e le spalle. Quindi stiamo scaldando le nostre braccia per poi farle lavorare. Cambio giro. Uno e due. Se senti difficoltà, mi raccomando, rallenta per sentire il movimento più pulito e senza compensare con vari movimenti che sono del collo o del busto. E ancora. 4, 3, 2, 1 e stop.
Ora andiamo ad aprire l'elastico e lo andiamo a schiacciare proprio al centro con i piedi. Quindi qui inizieremo a lavorare per le spalle. Quindi l'impugnatura, e poi andrete a sentire la resistenza, quale resistenza dare, l'impugnatura è con i palmi rivolti in avanti e le estremità escono dai pollici. Cerco di aprire bene le spalle, di piegare un pochino le gambe e andare in posizione del bacino. Prendo aria da qui e fuori aria voglio portare le braccia lateralmente, senza superare le spalle e senza portare le spalle all'orecchio. Prendo aria quando scendo, senza mollare, fuori aria su. Inspiro, scendo, espiro. Quando le braccia salgono, provo a contrarre un pochino di più l'addome. Senti proprio l'addome che si chiude quando porto le braccia verso l'alto. Non superare le spalle. E ancora 5, prendo fuori 6, 7, 8, 9, proviamo a restare su, piccole spinte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lentamente si scende giù. Prendo un bel respiro da qui e fuori aria, voglio portare le braccia in avanti. Attenzione, quando le braccia vanno in avanti, prova a sentire questa spinta delle braccia in avanti, tanto da aiutarti a non fare questo. Io adesso sto esagerando, quindi prendo aria, apro bene le spalle, fuori aria, su. Sempre gambe leggermente sbloccate a livello del ginocchio e cerco di chiudere l'addome. Prendo e fuori aria, più l'addome, porto le braccia su, sempre senza superare le spalle. Ancora prendo e fuori aria su, prendo aria e fuori, fuori, e ancora 5, 4. Fallo più piccolo se senti fastidio già alle spalle o senti l'intensità troppo forte, lo abbassi un pochino. Resto su, piccole spinte. Uno, braccia sempre un pochino sbloccate a livello del gomito. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e scendo pian piano giù. Ora andiamo a unire i due esercizi e diventa quasi un cerchio. Gambe sempre sbloccate, addome forte. Devo rivolgere i pugnetti palmi verso avanti. Apro, chiudo, scendo a metà, risalgo in avanti, apro, scendo a metà, prendo aria, fuori, prendo aria, fuori, prendo aria, fuori. Ancora, uno, due, uno, due. E proviamo a rendere questo movimento un pochino più fluido, proprio come un mezzo cerchio. E apro, scendo, e apro, chiudo, scendo. E uno, e due. E uno, e due. Ancora, quattro, tre, due, uno, e stop. Per rilassare un pochino le spalle, andiamo ad accorciare molto l'elastico, quindi lo facciamo corto corto, tanto da sentire le braccia che vengono tirate verso il basso. Inspiro, faccio salire le spalle, quindi vado a tirare l'elastico attraverso questo movimento delle spalle, dei muscoli del collo. A fuori aria, scendo, mi lascio tirare. Inspiro, sollevo. Espiro, scendo. Prendo aria, continuo così. E ora inspiro, porto verso le spalle. Espiro, fai scendere le spalle. Guarda verso il basso, piega un pochino le gambe. Fatti tirare dall'elastico. Senti l'elastico che tira le tue braccia verso il basso. Lasciale andare. Quando l'elastico non è più in tensione, quindi tu non arriverai con le mani verso il pavimento, ti fermi.
Riprendi un bel respiro e fuori aria guardando verso la pancia, sblocco di nuovo la schiena. Vai a sentire quella sensazione delle braccia che vengono tirate verso il basso. Aprirai le spalle e guarderai di nuovo in avanti. Ancora, sollevo le spalle e le orecchie. A fuori aria, falle scendere, guarda in basso, fletti la zona dorsale, sblocca le ginocchia, scendi pian piano, fermati quando non c'è più tensione all'elastico. Ora, se vuoi intensificare questa sensazione delle braccia che vengono tirate, accorcia ancora di più l'elastico. Prendo aria, fuori aria, mentre sblocchi, senti qualcuno che dal basso ti tira le mani, le braccia verso il basso, apri bene le spalle e guarda in avanti. L'ultimo, sollevo le spalle, le faccio scendere, sblocco le ginocchia, guardo verso il petto, mi faccio tirare le braccia, vai a sentire bene anche tra le scapole, pomeriggio che spinge all'interno. Scendo pian piano, pian piano, riprendo aria quando sono giù e fuori aria lentamente risalgo. Benissimo. Bene, andiamo ad allentare l'elastico e ce ne andremo a terra per continuare il lavoro delle braccia, ma anche dell'addome. Quindi andremo seduti, porteremo circa la metà dell'elastico con la fascia bella aperta sotto la pianta dei piedi. L'importante è che i piedi resteranno sempre a martello e che la fascia è bella aperta. Ora, inizialmente andiamo a sentire l'aiuto dell'elastico che tirandolo, e andiamo poi ad aggiustare bene l'intensità, spingendo i gomiti indietro e cercando di aprire le spalle, mi aiuta in un certo senso a raddrizzare la schiena. Prenderò aria da qui, a fuori aria, mentre allungo e distendo le braccia, stringo i glutei, vado in bella versione del bacino e vado a sentire bene il lavoro dell'addome che si attiva. Inspiro, raddrizzo, spingo bene i gomiti indietro, la schiena bella dritta, fuori aria, vado indietro. E ancora. Inspiro, espiro. Inspiro, spingo indietro, apro bene le spalle, espiro. Spingo bene l'ombelico all'interno, ricordatevi sempre che la sensazione è di voler spingere quella zona lombare che si arrotonda verso il tappetino. Inspiro, su, espiro. Inspiro, su, espiro. Ancora, inspiro, su, espiro e resterò in questa posizione. Vado a cambiare l'impugnatura dell'elastico, proprio per essere più comodi nell'eseguire il prossimo esercizio. Quindi andrò a distendere le braccia in avanti. Pensate di mantenere i gomiti poggiati sul davanzale, quindi non ho la possibilità di farli scendere o di farli salire, devono rimanere fermi su questo davanzale. Prendo aria, a fuori aria voglio piegare le braccia, contrarre di più l'addome e sentire che i pugnetti vanno più o meno verso le tempie. Inspiro, allungo, fuori aria, piego. Prendo aria, allungo, fuori aria, piego. Ancora allungo e fuori. Gomiti sempre lì. Prova a non portare i gomiti stretti o le mani strette, prova a tenere sempre le braccia parallele tra loro. Fuori e ancora, fuori.
E mentre fai questo esercizio, pensa di mostrare i muscoli delle braccia, i muscoli bicipiti a qualcuno. Mostrali. Vado a piegare e mostro bene i muscoli che lavorano. Ancora. 4. Fuori aria. 3. Fuori aria. 2. Fuori aria. 1. Allungo. Allungo bene le gambe. Recupero ma senza mollare. Andiamo a ripetere. Quindi ritorno, spiego un pochino le gambe, allungo le braccia, appoggio questi gomiti sul davanzale, prendo aria da qui, fuori aria, vado a piegare. 1, fuori aria 2. E ogni volta che butto fuori aria, provo anche a chiudere di più l'addome. Fuori aria, spingo all'interno. E ancora, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Distendo le gambe, raddrizzo bene la schiena e vado un momento a flettere il busto in avanti. Prossimo esercizio, abbastanza semplice, lo andiamo a sentire proprio sui muscoli della schiena. E poi concludiamo con un esercizio per i tricipiti, cioè il dietro delle braccia. Quindi mettiamo bene la fascia elastica ai piedi. L'impugnatura sarà questa, quindi le estremità che escono dai mignoli. E andremo poi anche qui a sentire la giusta resistenza. Quindi liberi sempre di accorciare o allungare l'elastico. Inspiro, schiena bella dritta, braccia distese. A fuori aria voglio portare i gomiti indietro, aprire le spalle, attenzione a non andare indietro anche con la schiena. Ma nel momento in cui piego le braccia, voglio sentire la schiena quasi che va più avanti. Non riesco a mantenere la schiena dritta, la mia posizione è questa. Allora piegherò un pochino le gambe per raddrizzare meglio la schiena. Quindi prendo aria, allungo, fuori aria, porto dietro. Prendo e fuori aria, tiro, prendo e fuori, ancora allungo e spingo dietro, e fuori, e ancora, spingo, guarda bene in avanti e fai in modo che quando le braccia spingono indietro, il capo resta fermo lì e non spinge in avanti, ancora, 3, fuori aria, 2, fuori aria, 1, resto lì, spingo, 1, 2, 3, senti le scapole che si chiudono, 7, 8, 9 e stop, e scendo, lascio riposare braccia, schiena, collo. Lo ripetiamo anche questo, torniamo su, schiena bella dritta, se vuoi intensificare accorci un pochino l'elastico, prendo aria, fuori aria, tiro, 1, prendo e fuori aria, 2, e fuori aria, 3, estringo le scapole, 4, vai a sentire proprio questo, scapole che si avvicinano, 6, 7, 8, 9, resto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e stop. E scendo giù. E si torna. Come vi dicevo, allentando un pochino l'elastico, l'esercizio che faremo serve per i tricipiti. Quindi andremo a portare i gomiti bene verso il punto vita, diciamo, quindi non avanti, ma braccia belle piegate. Prenderemo aria da qui, l'esercizio è distendere le braccia indietro. Mentre facciamo questo, voglio anche flettere un pochino il busto in avanti. Quindi, inspiro, piego le braccia ad angolo retto, schiena bella dritta, a fuori aria, inclino in avanti e spingo bene indietro. Inspiro, piego, espiro, distendo.
prendo aria, piego, fuori aria, distendo. Quindi vai a sentire la distensione soprattutto delle braccia, anche se l'esercizio può essere questo. Cioè non vado tanto dietro con le braccia, non mi metto troppo in avanti. Prendo aria, piego, fuori aria, l'importante è distendere. Inspiro, piego, fuori aria, distendo. Inspiro, piego, a fuori aria voglio restare per 5, 4, pensando quindi alla distensione, nulla di più. E stop. Si torna in avanti, mi vado come a riposare, accosciando un pochino la colonna vertebrale. Lascia sempre quell'intensità, andiamo a ripetere. Quindi, raddrizzo bene la schiena, gomiti in appoggio, quasi in appoggio sul punto guida, prendo l'aria, distendere per bene. Uno, inspiro, piede, espiro. Due, prendo aria, piego, fuori aria, tre, prendo e fuori aria, quattro, prendo e fuori aria, cinque, sei, dai che sono gli ultimi, sette, otto, 9, 10, si resta per 5 secondi, 5 piccole spinte, quindi braccia tese, 2, 3, 4 e 5. E si torna e va un momento a riposo. Ora il prossimo esercizio, l'elastico ci aiuterà, quindi non sarà di resistenza e tonificazione, ma di aiuto. Quindi andremo a piegare un pochino le gambe. L'elastico ci aiuterà a scendere e risalire con la schiena. Sapete che la mia schiena è purtroppo alla spondilite anchilosante, quindi non vedrete questa fluidità, ma cercate di immaginare una fluidità veramente molto molto elastica. Quindi prendo un bel respiro, la schiena dritta. A fuori aria voglio attivare i glutei, sentire la retroversione del bacino, allungare le braccia, mangiare qualcuno che vi tiene le braccia, andare a sentire l'appoggio del vostro sacro, poi pian piano sentirò l'appoggio lombare, le scapole e la nuca. Ora, quando prendo aria, solleverò testa e scapole. A fuori aria mi voglio far tirare dall'elastico e quindi pian piano, dando elasticità alla schiena, si ritorna su e piegherò di nuovo le gambe. Ora io vado un po' fuori e porto un pochino più avanti. Quindi prendo un bel respiro, fuori aria, provo a sentire l'appoggio dell'osso sacro. L'errore che si fa è tirare l'elastico, fatevi tirare, accosciatelo di più, le braccia lasciatele lunghe. E sono giù. Prendo aria, sollevo testa e scapole, fuori aria, addome che si attiva e braccia che vengono tirate dall'elastico. Riprendo un bel respiro, sono su. E fuori aria di nuovo. Quindi concentratevi su una chiusura forte dell'addome. Questa schiena che vuole essere il più rotonda possibile e scendere pian piano utilizzando questa elasticità della schiena. Quindi prendo aria quando sono giù, scusate, prendo aria mentre sollevo testa e scapole, a fuori aria mi voglio far tirare. Questo esercizio più si ripete e più andate ad avvertire meno difficoltà. Prendo aria, fuori aria, pian piano, pian piano. E facciamo l'ultimo.
Inspiro, sollevo destra scapole. Fuori, aria, salgo piano piano. Ora provo a tirare l'elastico, poggiare i piedi, mettiamo l'elastico doppio solo per comodità e scendiamo con la stessa fluidità. Prendo aria, fuori aria, prendo il bacino, vado a sentire bene la forza dell'osso sacro, poi la zona lombare, scapole. Bene, e poi andiamo a piegare le gambe. Lasciamo un momento l'elastico di lato, andiamo a sentire sempre quali sono gli appoggi della colonna vertebrale, quindi nuca, e sappiamo che se sento troppa tensione al collo metterò uno spessore sotto il capo, un cuscino, poi sentiamo un buon appoggio delle scapole, lo spazio lombare. E andiamo a sentire l'appoggio dell'osso sacro, quindi le ossa del bacino che vogliono comunque stare lontane dal tappetino. Inspiro portando le braccia in alto dietro, espiro tornando con le braccia. Ancora, prendo aria, porto in alto dietro, fuori aria, torno. Inspiro di nuovo. Espiro, torno. Andiamo a prendere l'elastico per la sua lunghezza, quindi non doppio. Portiamo l'elastico al soffitto, non importa se lo prendo centrale, basta sentire quella piccola resistenza a braccia un pochino aperte. Scapole ben poggiate, sguardo in avanti. Prendo aria, porto le braccia indietro, vado a sentire se riesco a appoggiare le braccia e i polsi delle mani a terra, a fuori aria, vedo l'evoluzione del bacino, il bacino sale, le braccia vanno verso il bacino e spingerò l'elastico a terra. Inspiro, il bacino scende, le braccia vanno indietro, fuori aria, il bacino sale, le braccia spingono. Inspiro, scendo, espiro, salgo. Ora, non andare a appoggiare il più sedere a terra, né le braccia sul pavimento. Quando il bacino sale, strizza bene i glutei, soffermati sulla spinta dei pugnetti a terra, le spalle aperte e braccia ben tese. Inspiro, scendo ma senza toccare, espiro, spingo i pugnetti a terra. Inspiro, scendo, espiro, su. Prendo e fuori. Vai a sentire quell'elastico che viene tirato verso il basso. Fuori aria, su. Prendo, fuori aria ancora due. Uno. Si resta su. Su col bacino. Giù bene con i pugnetti, piccole spinte. Del bacino verso l'alto e dei pugnetti a terra. Su, uno. Due, affonda i pugnetti, tre. Quindi si torna a lavorare sempre con le braccia e bene con le gambe, con i glutei. Ancora. Su, su, su. Quattro, tre, due, uno e lentamente il bacino scenderà una vertebra dopo l'altra. Quindi le braccia si riposeranno. Andiamo a mettere la fascetta doppia e di nuovo doppia, quindi una fascetta molto piccolina che andrà a supporto del capo, quindi andremo a mettere proprio dietro la nuca per aiutare il lavoro dell'addome. Vado a chiudere i gomiti, allontano le spalle dalle orecchie, inspiro da qui, espiro, sollevo testa e scapole. Quindi la fascetta mi aiuta a sostenere il capo, ma non a spingere il mento verso l'esterno. Quindi lascio sempre dello spazio e devo sentire invece le costole che vanno in direzione dell'ombelico. Prendo aria, scendo senza poggiare, fuori aria su. Uno. Due. Vai a sentire quelle costole che affondano verso l'ombelico, verso il tappeto.
Alleggerisci il peso dei piedi sul tappeto. Fuori aria su. Prendo e fuori. Fuori. E ancora. 4, 3, 2, 1, si resta su per 1, 2, 3, costole che affondano, 5, quella zona lombare che comprime sul tappeto, 7, 8, 9, 10, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e stop, si scende giù, vado ad allungare le braccia e mi stiracchio, mi allungo. Ora la stessa fascetta la andiamo ad allungare, non tutta la lunghezza, ma semplicemente a metà. Ovvero questo. Andremo a spingere in avanti e verso il ginocchio. E andremo proprio a cambiare. Rifaremo. Spingo le braccia in avanti, ginocchio al petto. Spingo, spingo, spingo. Ok? Quindi siamo pronti. Devo sentire questa spinta delle braccia in avanti e il ginocchio, la coscia che vogliono spingere contro l'elastico, ok? Zona lombare bene a terra, la vado proprio a sistemare. Quindi spingo l'elastico in avanti, allungo la prima gamba e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, continua. 1, 2, 3, se ho mani al collo, lascio l'elastico, vado a supportare la testa e continuo. Fuori, 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 fuori e sto. Scendo e lascio allungare. E ogni volta che ci dà fastidio il collo, per qualsiasi motivo, e i motivi sono sempre due, o sto involontariamente schiacciando il mento verso la gola, e quindi soffre la cervicale, oppure ho un addome poco forte e quindi la sensazione è quella di voler tirare su le scapole, ma non ce la faccio e quindi la testa ha un peso maggiore e il collo soffre. Quindi cerco di capire il perché di questa sofferenza. Concludiamo con un lavoro prettamente nelle gambe e quindi faremo questo esercizio dove metteremo l'elastico intorno alle gambe, più o meno chiuso, più o meno tirato, andremo a fare un intreccio verso l'esterno del ginocchio, quindi senza annodarlo, che poi è sempre un po' complicato scioglierlo, e vado a pigiare questo, diciamo, intreccio dell'elastico proprio con le stesse gambe, quindi poggerò questo intreccio a terra e quindi resterà chiuso perché vado proprio a schiacciare, a spingere la gamba di appoggio e vado ad allungare l'altro braccio. Quindi devo sentire che l'apertura c'è un po' di resistenza. Se così non fosse, aggiustate tranquillamente bene l'elastico, tanto potete mettere in pausa il video e poi iniziare. Quindi cercate una giusta resistenza per sentire il lavoro bene sul piccolo e medio gluteo, quindi sull'esterno del gluteo. Ora, la cosa importante è non aprire con il piede al di sopra del bacino e neanche aprire solo l'articolazione, ma sentire proprio che la gamba si apre in parallelo. Voglio sentire ginocchio, piede aprirsi come la pagina di un libro. Quando la gamba si apre, il bacino deve spingere in avanti. La spalla deve rimanere aperta, la mano appoggiata tra petto e pancia. Il bacino è davvero completamente fermo. Prendo aria, scendo, fuori aria, su, apro. Prendo aria, fuori aria. È importante sentire il bacino fermo, quasi un bacino che spinge in avanti, quando c'è questa apertura.
prendo aria, fuori aria, prendo aria, fuori aria, ancora tre e su, due e su, uno, resto su. Il femore resta sul femore, provo a distendere la gamba, punta del piede in estensione, scendo, ginocchio, ginocchio, quasi si toccano, fuori aria, apro. E 5, e su, 4, e su, non portare la gamba a slancio, ma prova a sentire bene sia il muscolo della gamba sopra e di quella sotto che lavorano per aprire. Una tiene l'elastico e l'altra si vuole aprire. Resto su, più o meno su, non importa quanto. 5, 4, 3, 2, 1 e sto. E posso dare qualche pugnetto proprio qui sul piccolo e medio gluteo, che sono i muscoli che hanno lavorato di più. Ora, per tenere la stessa intensità, la mano che sta davanti al petto spinge, spingo e vado a recuperare quel nodino e provo a mantenere lo stesso. Vado a ruotare l'elastico dall'altra parte. Questo proprio per lasciare la stessa intensità, eh? Quindi mi porto sull'altro fianco e anche vado a schiacciare bene l'elastico con la gamba sotto. L'altra mano resta davanti al petto pancia e vado a fare una prova. Vado ad aprire, sento che la gamba sotto tiene l'elastico e poi riscendo senza ovviamente poggiare. Quindi prendo aria da qui, poi aria su. Uno, e scendo. Su, due, e scendo. Quindi c'è molta differenza, come vi dicevo prima, se faccio uno, due, è un momento in cui il muscolo si contrae se lo faccio in modo slanciato. Se invece vado a fare uno, ci sono quella frazione di 1-2 secondi dove il muscolo è molto attivo e quindi il lavoro è molto più intenso. Fuori aria, su, prendo aria, scendo, quindi sia l'apertura che la chiusura si lavora comunque. Gli ultimi due, fuori aria, uno, scendo e vado a distendere la gamba. Quindi prendo aria, ginocchio, ginocchio, si sfiorano, vado a guardare, fuori aria, su, uno, due, tre, quattro, cinque, si resta in apertura 5 secondi, uno, due, tre, quattro e cinque. Piego e poggio. Quindi la mano spinge, si torna su, andiamo a togliere l'elastico, quindi è facile lasciarlo dalla sua lunghezza e andiamo a distendere le gambe davanti. Useremo l'elastico per lo stretching, quindi lo faremo doppio e sarà possibile anche doppio di nuovo. Gambe tese con i piedi a martello e vado a prendere il piede, quindi piegando le braccia, pensando sempre al cappello della testa che spinge in alto avanti, alle spalle basse, provo o a rimanere in questa posizione oppure tirare l'elastico e scendere portando il capo in direzione del piede, la pancia in direzione della coscia, le braccia che vogliono piegarsi. Prendendo e buttando fuori aria, mantengo. Quindi la posizione, guardando il momento, non deve essere assolutamente questa. Con le spalle verso le orecchie, ok? Quindi anche se ti sembra poco avere questa posizione, ma lo senti sul polpaccio, sulla gamba, ma tieni quella. Andiamo sempre a cercare quello che è la giusta tensione che posso mantenere. Ancora 5 secondi. E sto. Pian piano risalgo, lascio il piede e vado a prendere l'altro.
Quindi anche qui tiene molto al martello, lo vado proprio a tirare con l'elastico, piegando le braccia, scendo pian piano. Attraverso il respiro, prova sempre a chiudere gli occhi per avvertire, per sentire meglio quello che possono essere le posizioni, le tensioni da non sentire, come in questo caso il collo. Non devo sentire il collo in tensione, lo devo sentire lungo. Le spalle lo tendono orecchie e il capo che spinge verso il piede. Piede a martello, la sensazione di spingere il tallone in avanti. E lentamente lascio e torno pian piano su. Lasciamo un momento l'elastico, andiamo ad allungare prima il gluteo destro, quindi vi ricordate la S delle gambe, quindi prendendo sempre punto di riferimento sulle linee del tappeto, pensando a questa linea qui avanti, porgerò la tibia parallela a quella linea, quindi la tibia, ginocchio, caviglia, è parallela a quella linea, mentre il femore deve essere parallelo a questa linea orizzontale. Vado a portare la gamba indietro, sempre piegata dal lato letto, e quindi avrò il piede lontano dal ginocchio. Nel giro un momento faccio cambio gamba in modo da vedere la posizione del ginocchio quanto è lontana dal piede. Quindi andrò a appoggiare le mani avanti alla tibia e cerco di scendere. Non te ne andare verso l'esterno della gamba, ma stai almeno di fronte alla tibia o un pochino più internamente. Quindi posso scendere anche di più, tranquillamente, posso anche arrivare a appoggiare i piedi a terra. Questo purtroppo è il mio limite che tranquillamente rispetto. La gamba che è avanti, devo sentirla molle, quindi non devo mai sentire che la gamba si difende da quell'allungamento che sto facendo, quindi sempre un allungamento confortevole. Le braccia, nel mio caso, mi sostengono, sempre rispettando ognuno il proprio corpo, si hanno pian piano dei miglioramenti, ok? Se ci sono proprio dei blocchi articolari o patologie, le devo rispettare. Questo per non peggiorare. Lentamente, spingendo con le mani, si torna su e quindi vado a cambiare gamba. Quindi formo sempre questa grande S, metto bene la tibia in parallelo e vado poi a portare il busto verso il basso. E quindi, come vi dicevo prima, solo se ho la possibilità posso poggiare i gomiti. Io per compensare al meglio evito di poggiare i gomiti e faccio veramente quel minimo. Ecco, questa anche è una cosa veramente importante. La parte che lavora meglio, non dico che non bisogna lavorarla, ma lo faccio di più, di più, di più, proprio per compensare quei vari squilibri che posso avere da una parte all'altra. Quindi in questo caso io potrei arrivare giù, ma continuerei a dare tanta tanta elasticità a un gluteo, a un piriforme che già è abbastanza elastico. Quindi faccio veramente il minimo, invece magari dall'altra parte accentuo un pochino e questo un po' in tutto. Ritorno su. Stesso discorso per le torsioni. Andiamo ad allungare di nuovo le gambe. E vado a flettere il busto in avanti, quindi andiamo ad afferrare le caviglie o la pianta dei piedi, mantenendo le punte dei piedi in estensione. E anche qui stesso discorso, proiezione del capo in avanti, spalle indietro. E lentamente srotolo, torno su. Ora scegliamo una posizione comoda che può essere seduti in ginocchio oppure in ginocchio ma non seduti sui talloni, specialmente per chi ha problemi alle ginocchia, oppure seduti
seduti con le gambe incrociate. Ognuno deciderà la propria posizione, la posizione più comoda per la schiena. Andremo a fare un po' di stretching per le spalle. Quindi prenderò un bel respiro portando il braccio verso l'alto, vado a cercare le scapole e andiamo ad allungare bene il tricipite. Resto. Lo stesso braccio lo portiamo indietro, quindi andremo a sentire il giro così, è più semplice, andremo a sentire il braccio indietro, con una mano vado a tirare e cerco di aprire e abbassare la spalla e dopo un po' voglio tirare un pochino di più, non come state comodi, schiena sempre bella dritta. Vado a sentire proprio la parte laterale della spalla. E sto. Rimango sempre in questa posizione, porto l'altro braccio verso l'alto, vado a cercare tra le scapole, l'altra mano aiuta. Cercare di sentire la nuca che spinge verso il braccio. Respirate pensando sempre all'ombelico all'interno, a questa respirazione toracica. Sciolgo la posizione, cambio, porto il braccio indietro, dando la mano e poi tiro. E sciolgo la posizione. Andiamo in quadrupedia e andremo a portare le dita delle mani, in questo momento guardano in avanti. Dobbiamo portarle in direzione delle ginocchia. Prima una e provo a sentire se il braccio si può distendere. Se non riesco a appoggiare il palmo della mano a terra, non fa niente. Rimango a metà, non distendo neanche il braccio, mantenendo la posizione provo a sentire se posso guadagnare un millimetro in più, ma senza appoggiare. Pian piano cambio, porto di nuovo la mano in avanti e vado a ruotare l'altra. Quindi le dita delle mani dell'altro braccio adesso stanno guardando verso il ginocchio, stesso discorso, potrei anche qui avere delle differenze, magari una mano poggia e l'altra no. Qui andiamo ovviamente ad allungare anche l'avambraccio. Ritorno, spostando il peso un pochino indietro, porto un dorso della mano in appoggio e provo a distendere il braccio. Anche qui in questo caso posso anche non distenderlo perché sento che il polso può dare fastidio. E cambio, porto in avanti e vado a flettere l'altro e provo a distendere. Bene, si torna in avanti, vado a separare le ginocchia, osso sacro in su e voglio portare le braccia in avanti pensando quasi di poggiare il mento a terra, creare uno scivolo della colonna vertebrale, ognuno quello che può. Se sento di poter poggiare addirittura il petto, fatelo tranquillamente. Respiro. Sempre in modo lento, profondo. E questa è una posizione proprio ideale per chi ha la scoliosi anchilossante oppure chi soffre di cifosi, quindi nel tratto dorsale un po' ricurvo in avanti. Quando si torna da questa posizione lo faccio pian piano, togliendo magari un braccio e l'altro, fissando bene le mani,
andiamo a compensare questa posizione richiudendo un pochino le gambe, schiena curva, guardo verso la pancia e mi vado a sedere sui talloni, poggiando inizialmente la fronte sui due pugnetti. Poi, se è possibile, poggerò la fronte a terra e lascio le braccia piegate vicino alla testa e ginocchia. Presto. Porto le mani sotto le spalle, spingo con le braccia e arrotolo la schiena, vado a puntare i piedi e andiamo a distendere le gambe lasciando le mani dove si trovano. Gambe sempre un pochino separate, spingi il peso del corpo indietro, avvicina le mani ai piedi, guarda verso le tibie, piega un pochino le gambe e pian piano sdrotto la schiena. Lentamente, spingendo sempre l'omerico all'interno e una vertebra dopo l'altra. Siamo su. Un bel respiro, quindi andiamo a prendere un bel respiro, braccia di lato, su a lungo, guardo leggermente in alto e fuori aria scendo. Ancora, un bel respiro su e fuori aria, scendo. Bene, vi ringrazio. Anche oggi abbiamo concluso la nostra attività quotidiana. Scrivetemi un commento, lasciatemi un parere, ditemi se vi è piaciuta la lezione o se desiderate fare qualcosa in particolare. Io sarò veramente felice di accontentarvi. Per chi non l'avesse già fatto, vi ricordo di iscrivervi sul canale, di azionare la campanellina perché è un obbligo ormai fare lezione almeno una volta a settimana. Vi ringrazio per aver partecipato, ci vediamo tra una settimana e fatemi sapere se riuscite a fare due volte a settimana. Almeno posso organizzarmi per fare invece che una volta a settimana le lezioni, farne due. Un altro invito che vorrei farvi è quello di partecipare a qualche lezione online, quindi se avete desiderio, se avete la curiosità anche di conoscerci meglio, fatemi sapere nei commenti se avete voglia di partecipare alle lezioni online. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima settimana, buona giornata.